il personaggio di Oronzo Canà è sempre attuale e nel cuore di noi amanti del calcio. E quest'estate, tra europei e spot pubblicitari, è tornato ancora di più alla ribalta. Meno noto è invece l'allenatore vero a cui il personaggio di Lino Banfi è ispirato, e cioè Oronzo Pugliese, che ha una storia ricca di aneddoti che merita di essere raccontata. Oronzo nacque a Turi, in provincia di Bari, il 4 aprile 1910 e fin da subito manifestò una grande passione verso il calcio. Infatti, nonostante fosse rimasto invischiato nelle serie minori, continuò a giocare fino ai 37 anni di età e già nell'ultima fase di carriera da giocatore cominciò ad allenare. Per una quindicina d'anni allenò principalmente in Serie C, centrando due promozioni e sfiorandone altrettante. Ma la svolta arrivò nell'estate del 1961, quando fu scelto come allenatore del Foggia, all'epoca appena retrocesso in Serie C dalla Serie B. Per il Foggia fu l'inizio del quadriennio più bello di sempre, assieme a quello targato Zeman dei primi anni 90. Per Oronzo fu la consacrazione come personaggio e come allenatore. Il suo calcio si poteva riassumere in marcatura uomo, contropiede, furbizia e un impressionante furore agonistico. Oltre che un valido tattico, infatti, Oronzo era un grandissimo motivatore, in grado di infondere coraggio e fiducia nei mezzi ai propri giocatori. La partita la viveva con un'intensità fuori dal comune, urlando indicazioni per tutti i 90 minuti e talvolta seguendo per tutta la fascia i suoi giocatori, gridando persino in dialetto pugliese. Giocavo sulla fascia dove lui aveva la panchina. Mi arrivò il pallone e cominciai a correre lungo la fascia, ma sentivo qualcuno che mi seguiva. Mi girai e rimasi basito. Era Pugliese. Correva dietro di me, urlandomi «Vai, vai, scendi, forza!». Una volta giunto in Serie A, quando doveva affrontare squadre più ricche, amava ripetere ai suoi giocatori «11 gambe abbiamo noi, 11 loro. Corriamo di più e vediamo come finisce». Pazienza se poi in effetti le gambe sarebbero 22. Il Foggia effettivamente portò via tanti punti alle grandi del campionato. Altri marchi di fabbrica di Pugliese erano l'enorme superstizione, che palesava lanciando sale ai bordi del campo, e penso vi ricordi qualcuno, e anche una spiccata furbizia contadina. È rimasto infatti nella memoria l'ordine di cospargere il campo di sansa di olive triturate per, testuale citazione, stordire gli avversari con il caldo e con la puzza. I giocatori, che Don Oronzo chiamava i miei picciotti, lo seguivano e gli volevano bene, anche perché con loro mister Pugliese sapeva essere severo ma anche paterno. Raccontò un giorno uno di loro, chiedendo l'anonimato, al giornalista Cesare Lanza. Dopo l'allenamento, Don Oronzo intuì che avevo programmato una scappatella e mi seguì, senza che me ne accorgessi. Arrivai in auto ad una pineta e mi imboscai. Dopo 5 minuti arriva lui, apre la porta, mi ordina di salire sulla sua auto, lascia la ragazza lì, mi riporta a casa. Durante il viaggio di ritorno, un'interminabile predica: non si tradisce così la moglie. Altra sua peculiarità, poi ripresa da Lino Banfi, era la passione per gli show davanti ai giornalisti, che in settimana riceveva, pensate, sotto la doccia dopo gli allenamenti. A differenza del buon Oronzo Canà, però, era sempre molto rispettoso verso avversari ed arbitri, contro i quali non inveì mai con parolacce o gestacci. A Foggia, comunque, Oronzo rivelò a tutta Italia non solo la sua personalità, ma anche la sua bravura come allenatore. Nei primi 3 anni portò i rossoneri dalla C alla prima promozione in A della loro storia, e una volta in A, centrò un 9° posto totalmente inaspettato. Impreziosito dalla convocazione nazionale di 2 giocatori, Micelli e Nocera, e da 2 storiche vittorie, contro la Juventus e soprattutto contro l'Inter. Quella era infatti la grande Inter di Herrera, l'Inter campione d'Europa e del mondo, che a fine stagione vincerà lo scudetto e di nuovo la Coppa dei Campioni. In quel campionato, pensate, escluso il Milan secondo in classifica nel derby d'andata, il Foggia fu l'unica squadra a riuscire a battere quell'Inter entrata nella leggenda. E nella leggenda entrò anche quella partita, un 3-2 per il Foggia passato alla storia come un capolavoro tattico e psicologico di Oronzo, che a Foggia si ricorda ancora oggi. Il giorno dopo, il Corriere dello Sport celebrò l'impresa con un titolo rimasto negli annali. Viva la provincia!
quella partita lo lanciò definitivamente come personaggio nazionale. Gli valse il soprannome di Mago di Turi ed inaugurò un'accesa e divertentissima rivalità mediatica tra lui ed Herrera, che andò avanti per anni a suon di battute e provocazioni. Quell'annata straordinaria gli valse il seminatore d'oro, antenato dell'attuale panchina d'oro, e una chiamata della Roma. Non era però la Roma di oggi, erano gli anni della cosiddetta Rometta, con una società in perenne crisi economica e una squadra da metà classifica. E metà classifica effettivamente fu anche nei 3 anni di Oronzo. Tuttavia il Mago di Turi entrò nel cuore di tifosi e giocatori perché seppe infondere la sua grinta alla squadra, che anche quando perdeva lottava sempre fino alla fine, e perché seppe guidare la Roma in quel delicatissimo periodo di risanamento finanziario. Ricordò Giacomo Losi, capitano di quegli anni e storica bandiera del club, detentore per quasi 40 anni del record di presenze della Roma, prima di essere superato da Totti e De Rossi. Pugliese era un personaggio eccezionale nel modo di comportarsi e nel coinvolgere e motivare noi giocatori. Anche nei 3 anni romani, ovviamente, si sprecano aneddoti e episodi mitologici. Per esempio, prima di una partita con il Milan, disse al mediano che doveva marcare Rivera: «Se alla fine non trovo sul tavolo dello spogliatoio un orecchio di Rivera, non ti faccio più giocare». Un'altra volta, invece, in un Roma-Juventus, svenne in panchina dopo un gol della Juve, gol che per ironia della sorte fu poi annullato. Inoltre, portava sempre i giocatori al cinema, rimanendo appostato in fondo per controllarli da lontano. Una volta ne vide uno fumare, allora si precipitò a dargli 2 schiaffoni da dietro. Legato al cinema c'è poi anche l'aneddoto che secondo me riassume in maniera più bella la sua scaramanzia. Raccontato anni fa da Fabio Enzo, grintoso attaccante di quella Roma scomparso lo scorso gennaio. Un sabato Don Oronzo ci porta a vedere Dottor Zivago e il giorno dopo vinciamo. Pugliese allora per un mese ci riportò tutti i sabati a vedere lo stesso film. Cercavamo di scappare, ma Don Oronzo era piazzato all'uscita e ci rispediva con forza indietro. Anche a Roma non potevano mancare gli scontri con Herrera. Per esempio, all'inizio del campionato 67-68, la Roma fu in testa per 9 giornate. E allora un giornalista, durante una delle celebri interviste mentre Oronzo si faceva la doccia, lo provocò dicendogli: «Don Oronzo, secondo il Mago Herrera resterete primi in classifica al massimo per 2 settimane. Pugliese allora uscì dalla doccia e urlò al giornalista: «Scrivi che al Mago li brucia l'ano!» Certo, lo disse immagino io con un altro tono e con un altro accento rispetto al mio, ma le parole furono quelle. Comunque, nonostante le continue frecciatine, i due maghi si stimavano e si apprezzavano molto. Ricordò infatti Herrera: «Oronzo sembrava rude e urlava, ma aveva una carica umana eccezionale». Alla fine del primo anno in giallorosso, Pugliese rifiutò il Milan e qualche anno dopo fece altrettanto con il Panathinaikos. Aveva scelto la provincia e le situazioni difficili e forse dentro di sé sapeva che quello era il vero contesto adatto a lui. Dopo la Roma allenò Bari, Bologna, Fiorentina, Lucchese, Avellino, Termoli e Crotone e nel 78 si ritirò, dopo essere stato nominato Commendatore della Repubblica per meriti sportivi dal presidente Saragat. Oronzo morì a Turi nel 1990, ma finché ci sarà qualcuno che si chiederà a chi era ispirato il mitico personaggio di Oronzo Canà, Oronzo Pugliese vivrà per sempre nel cuore e nella memoria di chi ama il calcio.